Vi presento il nostro nuovo corso Modellistica e confezione della giacca foderata in stile Chanel. È proprio questo il modello che abbiamo realizzato sotto l'occhio vigile delle telecamere, non tralasciando proprio alcun passaggio. Guardate queste piccole tasche foderate, le rifiniture pregiate, le bordure dello stesso tessuto sfilacciato e come stanno state applicate al capo. Vedrete che non manca alcun tipo di lavorazione, vengono svelati tutti i trucchi. Possiamo completare la giacchina con un fiore dello stesso tessuto, come quello del quale vi faremo vedere la realizzazione, oppure potrete lasciarla essenziale così com'è. Abbiamo la solita manica a due pezzi e il fianchetto sul lato dove va a finire la parte restante della penseno. Grazie ai bordi baciati sul centro davanti non serve stare a fare una chiusura vera e propria con degli occhieli e bottoni. La giacca si presenta benissimo anche aperta senza niente altro sotto come adesso, ma potremo comunque chiuderla con dei gancetti nascosti. In questo modo possiamo pure osservare meglio la maniera perfetta in cui veste. È il momento di far togliere ad Olga il completo per mostrarvi meglio la giacca sul tavolo, non solo dall'esterno ma anche dall'interno. Questo corso è articolato in due parti, la modellistica e la confezione della giacca Chanel. Illustra tutti i lavori di rinforzo, rimessa in forma dei pezzi e la preparazione del capo per la prova stessa e le eventuali correzioni successive. Come ricavare le parmonture e i pezzi della fodera, l'assemblaggio del corpino, delle maniche della giacca, della fodera e così via fino al capo finito. Avete già avuto modo di apprezzare addosso ad Olga l'aspetto sciccoso e l'ottima vestibilità della giacca. Nonostante sia rinforzato, il capo rimane molto morbido e plastico, una delle caratteristiche più rilevanti del modello della giacca Chanel. Osserviamo ora la bellissima forma delle nostre maniche a due pezzi, sagomate al punto giusto. Anche appesa al manichino, la manica della giacca rimane in forma, come se dentro ci fosse il braccio. Questo non solo per via del cartamodello, ma anche per le corrette tecniche di lavorazione e sagomazione, comprese quelle di stiro. La cucitura anteriore è stata fatta rientrare, mentre quella sul gomito al contrario è stata tirata e fissata in quella posizione. La fodera è stata assemblata usando una tecnologia ottima e molto affidabile, che non ci ha mai dato problemi, mai. Non esiste che la fodera scenda e si faccia intravedere sotto l'orlo o che tiri. Tutto è stato eseguito con la massima precisione e noi vi faremo vedere in dettaglio tutto il processo lavorativo. Acquistando il corso della giacca Chanel non è che imparerete a fare solo questo capo e basta, vi rimarrà la tecnologia da applicare anche per altri modelli di giacca. Grazie per la fiducia e per essere con noi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube e acquistate i nostri corsi che speriamo vi piacciono e vi risultino molto utili. Nei nostri corsi ci mettiamo l'anima e tutto il nostro sapere. Il lavoro del corso giacca Chanel risulta compatto, senza fronzoli e anche la nostra giacca è ben riuscita, essenziale e veste bene. Sono convinta che apprezzerete questo corso. Con voi siamo stati noi, Paushter Nemkhanouna e tutto il nostro team.